Buonasera a tutti, siamo con Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa Avezzano, cui rivolgeremo delle domande per capire meglio quella che è l'attività legata al territorio, oltre che le iniziative che loro hanno appunto in cantiere. C'è questo progetto di cui sono venuto a conoscenza relativamente alla violenza. Può parlarci più nello specifico ed anche dirci come possiamo venirvi incontro? Quando si è cominciato a parlare qualche anno fa di femminicidio, perché si è fatta una riflessione un po' più attenta sulla violenza, la violenza dilagante prevalentemente sulle donne, la Croce Rossa Mondiale e la direzione a Ginevra ha dato un input a tutte le società di Croce Rossa del mondo di fare un'attenzione speciale alla violenza e possibilmente chi se la sentiva cercasse di aprire un centro antiviolenza. Insieme a un gruppo di buona volontà, ma di professioniste, il 10 gennaio del 2011, quindi circa 6 anni fa, abbiamo aperto questo centro. Relativamente alla discriminazione sessuale, circa la donna, la figura della donna, lei ritiene che l'Italia da questo punto di vista abbia una legislazione accurata o sia indietro rispetto a quelli che sono gli altri standard europei o mondiali? Con la legge approvata 2 anni fa, con la quale stabiliva che la donna che aveva sporto denuncia non poteva tornare indietro, penso che si sia adeguata agli standard europei, perché l'anello debole della nostra legislazione era dovuta a questa. Allora, la donna trovava il coraggio di denunciare il maltrattante, di denunciare le violenze subite, poi attraverso la convinzione dei parenti o il falso pentimento dell'uomo tornava indietro. Adesso il giudice e la polizia che riceve la denuncia dice: pensaci bene. Però una volta che l'hai fatta, rimane e non puoi ritirarla così facilmente. Di queste tematiche, Avezzano, la Marsica, sono particolarmente fondate? Oppure lei ritiene che la provenienza geografica rappresenti ancora un fattore circa questo tipo di discriminazioni? Si fa di tutta erba un fascio e si dice sono stranieri, sono extraeuropei, oppure come nel primo periodo in cui lavoravamo col centro antiviolenza dicevano sono marocchini, no, sono italiani e tanti casi sono avezzanesi. Vuole parlarci di quella collaborazione nata anche con l'associazione Armonia Novissima, che mi sembra abbia preso a cuore molto, in modo molto perentorio anche quelle che sono le vostre tematiche, le vostre esigenze ed il vostro modus operandi? È stata un'idea di Massimo Coccia, che ringrazio tantissimo, e del suo collaboratore Pino Franceschini. Quando sono riusciti a contattare Askenazi e hanno saputo che chiudeva la carriera Askenazi padre con 2 concerti in Italia, a Milano e a Bari, gli hanno detto: interrompa a metà il viaggio, venga ad Avezzano e faccia un concerto nel nostro teatro. E se lo dedichiamo agli operatori del centro antiviolenza, Askenazi è stato immediatamente proprio contento. Armonia Novissima, dal successo avuto da Askenazi, ha pensato e spera di poter programmare che ogni anno dedicherà un concerto al centro antiviolenza. Senta, io la ringrazio per la disponibilità e vorrei lasciare a lei le parole per chiudere l'intervista, ma anche per dirci quelli che sono i vostri contatti, come possiamo raggiungervi, come il pubblico può raggiungervi e come chiunque volesse collaborare attivamente oppure fornendo dei mezzi alternativi può appunto raggiungervi. Per il centro antiviolenza può telefonare semplicemente al 1522, cioè al numero verde nazionale al quale siamo collegati, e loro ci passeranno la richiesta. In questa maniera chiunque volesse mettersi a disposizione, e in questa maniera per esempio si è messo a disposizione un avvocato di Avezzano che ha cominciato a dare le sue consulenze legali, chiunque ci vuole dare una mano,
e che sia però intenzionato a essere strutturato, sia quando si prende un impegno poi si deve mantenere, sarà il benvenuto.